sta andando la pre-COP, sindaco? Pre-COP sta andando bene, mi pare che al di là poi di giuste un po' polemiche, proteste, ma ci sta, siamo stati tutti giovani. Però questa idea di coinvolgere 400 giovani e di farli lavorare insieme a noi mi pare un'idea assolutamente vincente, quindi io sono soddisfatto. Vediamo nei prossimi giorni, come ha segnalato anche il prefetto, avremo un paio di giornate un po' calde perché ci saranno manifestazioni e di nuovo sta nelle cose con questi eventi, quindi io invito anche un po' tutti i milanesi ad essere un po' più pazienti. D'altro canto è normale che in questi momenti ci sia anche un po' la città che non è la solita città. Certo, un grande prestigio per noi avere qua la Youth for Climate e la Pre-COP. Ci sono state tensioni fuori dal luogo dove si teneva il Pre-COP 26. È preoccupato per i prossimi giorni? No, siamo attenti, più preoccupati. Ma guardate, è normale, non c'è mai stata una COP o eventi del genere senza qualche tensione. Quindi bisogna veramente essere pronti, saperlo che è, che non si cambiano le cose. Mi pare che il prefetto abbia saldamente in mano la cosa insieme al questore, quindi io mi fido del loro lavoro. Dopodiché, ripeto, anche tutti noi milanesi, e mi metto anch'io tra i milanesi, dobbiamo avere un po' di pazienza, sono giorni particolari, però ripeto, Milano sarà ricordata da questi 400 ragazzi delegati da ogni parte del mondo per questo evento. Abbiamo ospiti illustri, John Kerry è qua tra i delegati dei vari paesi, quindi buona cosa per noi. Grazie, arrivederci.